Sono qui con l'attaccante delle scuole cristiane Nicolas Marchese. Un commento su questa prima parte di stagione difficile per la tua squadra. Sicuramente siamo partiti molto male, visto anche le forze delle altre squadre e la nostra inesperienza, Marco, verso questo campionato, che è difficile perché abbiamo tantissimi giovani, siamo pochi vecchi e questa cosa la paghiamo tantissimo. Il cambio in panchina non sembra aver dato gli esiti sperati. Sono due allenatori molto differenti. Mister Cesano lavorava tanto con la palla e sull'intensità negli allenamenti. Questo nuovo mister Fiorentino ha un altro approccio negli allenamenti, con molta più cattiveria magari su alcuni aspetti, e cerca di spronare molto i giovani che abbiamo in squadra. Diciamo le prossime quattro partite decisive, se dovete fare assolutamente più punti possibili. Sicuramente domenica con la Dufour sarà l'ultimissima spiaggia, cioè dobbiamo portare a casa almeno un punto per poi sperare di far punti col Bianzè, che sta facendo un'ottima prima parte di campionato, dove ha fatto alcuni punti importanti vincendo in casa con l'Omegna, se non sbaglio, e è risalita molto in classifica, e per noi sarà dura, perché loro, andare a giocare in casa loro non è mai facile. Diciamo che avete perso lo zoccolo duro, due difensori centrali, un centrocampista, forse l'avete pagato, diciamo. Sicuramente perdere Moscatelli, Paradiso e Ferla in mezzo al campo sono state perdite importanti. I giovani che sono arrivati cercano o provano a fare il loro possibile, però non è facile in questa categoria quando trovi attaccanti veri dove ti mettono seriamente in difficoltà. Cambiamo completamente argomento, fammi un pronostico per chi vince il campionato. Allora, l'Accademia Borgomanero è un'ottima squadra, perché i quattro di centrocampo e i tre davanti sono fantastici. Verbania gioca un calcio veramente bello. La Castellettese l'abbiamo incrociata due domeniche fa, abbiamo perso all'ultimo, però è un'ottima squadra. E secondo me potrà dire anche la sua al Valdugia, che potrebbe risalire la classifica vista domenica. Ok, grazie mille.